Welcome, 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 benvenuti. Eccoci qua. Benvenuti. Aspettate che arriva il mio amico di merende, il Mr. Moonchild. Eccolo qua. Ciao. Ciao Moonchild. Ciao, scusate, ma avevo un po' di... Benvenuti. Ho messo una giacchetta. E benvenuti di questo nostro nuovo incontro per la nuova onda. 105 Serpente Rosso. Ciao Angela, finalmente, dice l'Angela. Vedete, io oggi sono tutta in Ciao Angela. rouge, super rouge, perché il rouge comanda ed è uno dei miei colori preferiti. Dai, non ho trovato niente. E benvenuti. Com'è andata la scorsa onda? Come siete andati con l'umano? Siete riusciti a sopravvivere, a trovarvi, soprattutto a ritrovarci, a ricredere in voi, a vedere chi siete, no? Quindi benvenuti. Io sono ovviamente molto legata a questo King 105 perché ho iniziato, io sono Aquila, come sapete, e ho iniziato questi miei 13 anni di sfida proprio quando ero qua nel 2019 con il King 105, Serpente Magnifico. Una cosa molto leggera, è stato un anno veramente bomba, però vorrei proprio darvi questa mia esperienza, perché come sapete noleggiamo l'onda tramite gli oracoli, che levo tramite gli oracoli, quindi canalizzo quello che mi arriva per voi, e donato tramite lo Soul Kim Maya, donato fa la parte più esperta. Io non voglio entrare nel merito dei conteggi e ne vi voglio dare le informazioni del King del giorno, perché voglio che voi proprio navigate questa onda, questi 13 giorni, con l'assoluta libertà, come le onde del mare, fluendo nell'energia, fluendo nel sentire. Questo è il mio grande intento che vorrei trasmettervi in questa onda. Non l'ho mai spiegato, quindi oggi mi sento invece onorando questo mio serpente magnetico che amo. Di spiegarvelo perché non voglio nemmeno parlarvi del King del giorno, perché vi fissate dopo quel giorno deve succedere. Invece lasciate che fluisca questa energia in tutti i 13 giorni, ok? E semplicemente sentite. Ciao Katie, ciao Aurora, ciao Lucy. Ciao a tutti. Proprio perché io che lo sto vivendo, ok, dal 2019, devo dire che questo serpente mi ha insegnato assolutamente a radicarmi nella terra. Per me era molto difficile, il mio quadro astrale è una bomba orologeria, e essendo scorpione, con uno stellium in ottava casa in scorpione, eccetera, 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 devo dirvi che proprio mi ha insegnato, mi ha aiutato proprio a portare quel fuoco da tutto quel cielo che ho nella terra. Quindi per questo onoro questi serpenti oggi, ci tengo particolarmente a questa onda, una onda che ha tanti portali magnetici, tanti portali. Portali di attivazione, poi Donato entrerà nello specifico. Quello che vi voglio semplicemente dire è: in questa onda state attenti. Scrivetevi che cosa vi succede. Normalmente a me succedono veramente cose importantissime, cose che non pensavo, come se ogni giorno dovesse succedere qualcosa. Quindi rimanete nel vostro grande ascolto di voi stessi, che è la cosa più importante. Lo sapete, questo, il serpente è che cos'è? È la Kundalini, ok? È il risveglio del corpo, è come se voi sintonizzaste il vostro corpo con l'emozione. Ma il serpente per me cos'è? Il serpente per me è intanto un innalzamento molto alto nella vostra evoluzione. Quindi è un po' come metto le ali e imparo a volare, mi lascio volare. Dico questa, mi lascio volare. Datevi il permesso di ascoltare quell'emozione. Datevi il permesso di sentire che cosa il vostro corpo vi vuole dire, di amare quel corpo. E sapete che io vivo in Egitto, vivo a Luxor, in questo momento sono tra l'altro proprio nel centro di Luxor, di fronte a, o dietro di me ho l'obelisco del tempio di Luxor, sono in questo meraviglioso negozio di
pietre, quali sono collane, io ti dimentico tutto, sono immersa nelle mille pietre. E stasera chi mi accompagna è, vedete qui, Horus, che ciò posso fare un po' di vedere. Wow. Stasera ho un aiuto, questo è un Horus antico, antichissimo. E oggi mi accompagna Horus, per fargli anche lui la sua grande potenza, la sua grande forza. E per me il serpente è vita, tornate alla vita. Andate a sentire quel flusso che veramente parte dal primo chakra, che è quell'energia sessuale, non è solo il sesso, ma è proprio la vita che risale e che voi sentite, che la sentite in tutto il, il vostro corpo. Quindi prendete quella vita e scegliete quella vita. C'è una scelta importante da fare in questo momento, che è proprio questa, è quello di scegliere di essere, di vivere. Io vivo nel West Bank, dove sono i morti, no? Dove sono i morti, dove c'è la vita, dove l'anima ritorna e risale e può viaggiare. Molto importante. Ciao Anna, benvenuta. Grazie di seguirci sempre. Grazie. E quindi inizio sempre con l'affermazione del film di oggi. E del serpente magnetico, questo King 105 che mi accompagnerà ancora per un po' di anni, diciamo che sono solo passati 180 qualche anno, però devo dire che, come dice il mio amico Moonchild, per me è stata facile la sfida, perché il serpente fa ovviamente parte di me, no? E non è una e cosa poi perché oggi è proprio nella giornata di oggi c'è la quinta forza che sei tu, è il 95, il tuo gruppo. Assolutamente, io sono sempre presente, noi due siamo uniti, unire il cielo e la terra tramite, come vedi, che sempre il nostro cuore trasmette dal nostro cuore, stare lì e sentire questo corpo meraviglioso. Anch'io l'ho trattato malissimo, il mio corpo, per tanti anni, proprio ci ho fatto pace e lo amo follemente adesso e siamo assolutamente in contatto con il gatto. Mi dispiace l'altra volta tutto il caos, ma questo è il deserto e si vede che l'umano voleva ciò e quindi va bene così. E l'altra cosa che volevo dirvi, niente, comincerei con l'affermazione di oggi del King 105, quindi facciamo un grande respiro tutti insieme, entriamo nell'energia di questo, di questa onda del serpente rosso. Io unifico per sopravvivere, attraendo l'istinto, sigillo la riserva della forza vitale con il tono magnetico del proposito. Sono guidato dal mio potere di capo. Respiro, grazie a tutti. Quindi ti chiedo di stare con me, di trasmetterci questa energia, affinché possiamo ricevere i messaggi che ci vogliono comunicare con questa onda del serpente rosso. Vediamo un pochino cosa ci vuole dire questa onda. Questa onda ci chiede di rimanere assolutamente in centro, come ho detto prima, unione cielo e terra, comunicare tramite il nostro corpo, ben appoggiati sulla terra, sentendo questa grande madre che ci accompagna, e connessi veramente al cielo, questa grande elevazione, questa sandalina che parte e ci porta su, e che ci faccia risentire quella vita, e che noi scegliamo di non avere paura, ma di rimanere veramente all'interno di noi, ma di avere il coraggio. Siamo qua, abbiamo deciso di fare questa incarnazione, abbiamo il coraggio di viverla, viviamola, fino in fondo qualsiasi cosa sia, senza criticarci, senza darci contro, ma semplicemente sentendo che meritiamo tutto ciò che questa vita ci sta regalando. Okay? E che cosa, tramite che cosa stare centrati? State centrati, guardate il disegno, come vi ho detto, questa onda ha 10 portali molto, molto potenti. Osservate che cosa si sta mostrando, aspettate che tutto sia sceso, come se fosse un puzzle con tanti pezzettini, un mosaico con tanti pezzettini. Aspettate, poi deciderete come agire, aspettate.
Perché? Perché noi abbiamo dei doni enormi, abbiamo una conoscenza enorme dentro di noi. La nostra anima sa tante cose, noi sappiamo molte cose, quindi lasciamo che queste cose noi le possiamo portare nel mondo a nostra disposizione, per tutti quelli che ci circondano. Ok? Eccoci. Pronti, pronti, pronti. Allora, tanto oggi, King 105, sapete che è l'unico King che vi dico, il serpente magnetico ci chiede, ci offre la prima sfida. E la prima sfida è: hai il coraggio di camminare con me in questi 13 giorni? Sei pronto ad uscire dalla tua zona di comfort? A vedere tutto ciò che ti circonda, tutto ciò che ti verrà mostrato, perché io sono il serpente magnetico, io sono pronto a mostrarti qualcosa. Tu dovrai solo avere il coraggio di guardarlo, non dovrai avere paura, non ci sarà da avere paura, ma semplicemente il coraggio di camminare nella vostra strada, quel coraggio di prendere quella vita veramente, come diceva Neon Simone, per le corna. E poter camminare e poter vedere che cosa c'è di là, che cosa mi offre, cosa sono venuto qui a fare, slegandomi da tutto quello che sono state la mia famiglia, quello che è stata mia madre, mio padre, l'albero genealogico. Semplicemente sono qua per me. Ho il coraggio di vivere, ho il coraggio di affrontare queste sfide, ho il coraggio di sentire. Tramite che cosa? E io ti darò, dice il serpente magnetico, vi dice, io ti darò degli strumenti per poter camminare in questi 13 giorni. Ti darò come dei doni in questi 13 giorni, quindi attento a quello che io ti darò. E uno di questi doni è non dimenticare il tuo cuore. Sì, il tuo corpo, la tua kundalini, tutto si muoverà, sentirai l'energia sessuale, sentirai un movimento diverso, ma dovrai sentire quell'energia sessuale in un modo diverso, in una grande potenza che ti collega al tuo sé superiore, che ti collega a qualcosa che hai dentro, che è veramente molto potente, che è tuo, che ti appartiene, a una grandissima conoscenza che arriva, che è sempre stata della tua anima. Io te la farò scoprire quella conoscenza. Ma non dimenticate il tuo cuore, va bene così, io mi accetto qualsiasi cosa sia stata nella mia vita, mi accetto per quello che sono e mi accetto per qualsiasi cosa andrò a fare. Perché tu avrai in questi 13 giorni la visione di che cosa vorrai fare, di qual è il progetto della tua vita, un progetto di vita, ricordatevi, serpente. Progetto di vita. Tramite il vostro corpo, tramite il vostro sentire, voi aprirete un percorso di vita. Vita, ricordatevi questo, come ho detto prima. E lascerò andare ciò che non è più per me, lascerò andare ciò che non mi interessa più, che non mi dà più piacere. Sono delle cose che mi annoiano. Mi annoio. Se mi annoio, vado da un'altra parte. Devo stare bene, devo stare conforto. Devo stare comodo in quello che sto facendo, devo stare comodo nella mia energia sessuale, che sarà potente, per quello vi chiedo, state comodi e lasciate andare ciò che non è più per voi, andate oltre, perché ci sono delle cose che vogliono entrare, ma se non fate spazio dentro quel corpo, quelle cose non possono entrare dentro di voi. Ci vuole spazio. Ed andate dentro, smettete di stare fuori, smettete di guardare le cose solo esteriormente e di avere paura di mostrarvi, mostratevi. Ricordatevi, l'ho già detto anche nelle previsioni dei segni, nel video che ho fatto, il serpente nel geroglifico egizio.
significa una persona molto intelligente. Sapete, può fare tutto, non ha bisogno di braccia, non ha bisogno di gambe, non ha bisogno di nulla, ma nulla gli è vietato. Lui può fare tutto quello che vuole, ha infinite possibilità. Quindi approfittate di queste briciole per vedere come sono le cose, per poter armare il vostro piano di quello che volete fare, contattare la vostra macchina, che è il vostro corpo, e sentire che cosa c'è che state tenendo nascosto. E andate dentro, vi dice. Perché? Perché quello che vi chiedo, io sono il serpente, vi chiedo questo: fidatevi di voi. Siate leali con voi stessi, siate leali verso quel corpo. Non dite a quel corpo, dai, che ho fatto tutte queste cose, va bene, dai, stai bene. No. Sentite quelle emozioni che state chiudendo, quegli scrigni e che avete chiuso in quelle caverne che avete dentro. Guardatevi. Non dovete avere paura, perché non c'è nulla da avere paura. Ci vuole solo il coraggio di guardarlo. Perché? Perché ci vuole il coraggio di guardarlo? Perché qualcuno ci ha detto che quelle cose facevano paura, che non si potevano fare, che non era così che si faceva. Chi l'ha detto? Non esiste nulla di tutto ciò. Quindi una grande fede in voi stessi per camminare questi 13 giorni. Un grande coraggio di scegliere una strada e di andare dritti per quella strada. E di non muovervi da quella strada, di fare focus. E sapete che voi volete arrivare là. Chiaro che non ci arriverete in 2 giorni, non è una cosa che in 13 giorni vi fate, no. Ma voi ci arriverete, perché cominciate a porre le basi per poterci arrivare. Allora a quel punto vi si aprono diverse possibilità e diverse strade, diverse cose che farete, in cui saranno proprio le vostre, dove il vostro corpo comincerà a stare meglio, perché vi curate di voi, vi curate con le emozioni. Ok? E a quel punto che cosa vi chiedo? Io serpente vi chiedo di affidarvi totalmente. Vi chiedo di tagliare ogni corda, di tagliare tutte quelle corde emozionali che avete, di tagliare con la vostra famiglia, con i vostri amici, con il vostro capo, con le vostre colleghe. Perché non perderete nulla, non è che perdete le persone, fidatevi, non perdete nessuno. Ma rimarrà ciò che è giusto per voi. E l'affidamento, io mi affido all'universo, perché l'universo mi mostri, perché io mi fido. Perché quando chiedo una cosa all'universo, la chiedo dal mio cuore, dal mio centro, quella cosa, boom, arriva velocissima. Non ve ne siete resi conto quando pensate una cosa e voi siete centrati, quella cosa, boom, arriva già lì. Quando lasciate andare qualcuno che lo volete tenere stretto, volete che faccia quello che volete voi. Volete che sia al vostro servizio. Perché, ah, oh, ah, perché io ho bisogno. Non avete bisogno, avete bisogno di voi stessi, soprattutto di voi, ok? E quando lasciate quella persona e accettate che lui possa decidere per il suo percorso, tutto arriva. E vi accorgerete che quella persona vi farà una sorpresa molto più grande di tutto ciò che voi prima pretendevate che quella persona facesse. Quindi fidatevi di voi e aprite quelle braccia e affidatevi, affidatevi, c'è qualcosa di più grande che guida tutto questo. Serpente, apro le ali e salgo al cielo. La grande conoscenza vado su. Allora io oggi mi affido a tutto quello. Sono centrato nella terra, a quel punto posso volare nel sole come l'aquila e nessuno mi può fermare. E il mio corpo mi segue, non ha limiti il vostro corpo, non dategli limiti. Apritelo a una grande conoscenza, a una conoscenza sessuale, a una conoscenza profonda, ok? Che non è soltanto il sesso, è proprio qualcosa che dentro di voi potete liberare e che va dentro tutto il vostro corpo. Cambierete modo di vedere le cose e vi renderete conto che voi siete proprio all'entrata di quel tempio, come quando parli. Sono lì all'entrata e mi hanno dato il permesso di entrare. E finalmente io posso accedere a quelle conoscenze che avevo, che fanno parte della mia anima, che tornano a fluire. Quindi pensate che questa onda è proprio un flusso, come l'onda del mare che va e viene, va e viene. Io ricevo,
Ogni volta che arriva questa onda mi riempie di ricchezza nel mio corpo, riporta armonia. Che cosa devo fare? Riportare quell'armonia e quell'emozione, riportare quell'armonia dentro il mio corpo, riportare l'armonia dentro di me, accettare le emozioni, anche che mi hanno fatto stare male, ma che in questo momento mi insegnano come camminare. Io ho il coraggio di camminare di fianco a te, serpente, questo. E a quel punto io faccio una ricerca, ricerco che cosa è meglio per il mio corpo, ricerco che cosa è meglio, che cammini con me, chi sono le persone che camminano con me, che cosa mi serve poi che cammini con me. Alla fine mi rendo conto che non mi serve niente. Che cosa vi serve? Sentite voi, la vostra presenza. Io sono qua in presenza e smetto di raccontarmi delle gran palle, scusate, delle gran palle. Perché noi ci raccontiamo delle gran palle per nasconderci e non voler vedere delle cose. Ma lo sappiamo che ci stanno raccomandando, che ci mettiamo le maschere. Quindi togliamoci quelle maschere e siate veramente veri. Il serpente vi chiede questo, sii vera, sii te stessa. Cammina con me, non avere paura. Io ti mostrerò la strada. E allora ci sarà veramente quella chiamata che arriva per voi e ci sarà veramente quel lasciare andare la vita che avete fatto fino adesso, perché non è più consonata in voi. Ora voi dovete fare altro, siete evoluti, non siete più quelli di prima. Anche se vi ritornano le stesse situazioni, non siete più quelli. La potete vivere diversamente. Perché avete paura? Non ho paura, io non ho paura. Io so chi sono, nessuno mi può fare male, sono qua, io in presenza, col mio corpo, lo amo, la mia anima, il mio spirito, mi elevo a qualcosa di più grande che mi sta aspettando. E a quel punto i miei progetti possono essere messi nel mondo. E quella forza maschile che mi accompagna sarà quella che mi darà l'input per porre quello che io voglio veramente manifestare, chi sono. Io mi riconosco chi sono. E mi guardo allo specchio e mi vedo diversa. E io quando mi guardo qui, ogni giorno sto cambiando. Quindi dico, quante facce hai? Che ogni giorno tu cambi faccia. Non è cambio faccia. Sono io ho mille, tutti noi abbiamo 1500 facce diverse. Usiamole, divertiamoci, perché ogni giorno noi possiamo rinascere, ritornare alla vita e rigenerarci come fa, e se cosa fa il veleno del serpente. Uno dei rimedi, miei rimedi perfetti, è un rimedio omeopatico, che è la chesis mutus, che è il veleno del serpente. Vedete? Il veleno del serpente può rigenerare, può anche curare un antidoto, non è detto che sia per forza velenoso. Quindi affidiamoci a quella forza vitale, a quella forza che pensavamo che fosse qualcosa che remava contro di noi, invece è assolutamente a nostro vantaggio, sta camminando con noi. E a quel punto quella strada si aprirà velocissima. E vi troverete che andrete alla fine, quasi verso la fine dell'onda, se avete fatto il viaggio, il vostro corpo ricomincerà a lavorare, perché lascerete andare tutte le emozioni che magari non sono vostre, che magari vedete la vostra mamma, il vostro compagno, perché lo volete aiutare. Sì, non siamo qua per salvare il mondo, siamo qua per salvare noi, per evolverci. Quindi fate la vostra sporca strada, fate il vostro sporco percorso, non lasciatevi portare fuori, seguite voi stessi, siate egoisti. Tutta la vita mia madre mi ha detto che ero egoista, ma io non sono egoista, perché io sì, adesso sono venuta qui e penso a me, ma questo non mi vieta di amare i miei figli, di amare anche mia madre per com'è. Accetto per quella che è, ma io non sono lei. Io ho deciso di fare una scelta diversa per me. Ho deciso di seguire la mia anima e io qui sono nel mio posto, dove vivo, nella mia terra, nelle mie energie. Okay? Quindi sceglietevi, ok?
che alla fine, quando partirà questa strada, voi potete iniziare, vi renderete conto che avrete armonizzato il vostro corpo, vi sarete innalzati il vostro spirito, vi sarete fidati di voi stessi, nel più di me, fido di quello che sento. Quando vi dico sempre, sempre, che ascoltate la vostra voce, sentite la vostra voce, fidatevi della vostra voce, ok? E a quel punto voi potete iniziare una nuova strada, che è esattamente la vostra, dove ritroverete tutto veramente anche molto facile. Vedete che tutto va velocissimo, molto semplice, sarà facile andare. Non dovrò fare fatica per trovare il nuovo lavoro, non dovrò fare fatica per viaggiare, per fare delle cose. Tutto mi arriverà assolutamente una grande, 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 grande. Molto importante questo. Vediamo quali sono gli aiuti. E tra l'altro stasera, non a caso, non a caso, non è mai a caso, sapete, la Luna è entrata in Scorpio. Io Sì. sono, noi due siamo assolutamente a casa. Esatto. Allora, guardate, che cosa? Guardate, la terra, l'archetipo della terra, la piramide, perché noi cosa ci dice questo serpente? Devi centrarti nella terra, devi fare grounding, mettete quei piedi giù, sentite quelle radici che scendono, sentite quel flusso della grande madre che sale su di voi e vi riempie tutto il vostro corpo, fidatevi della grande terra. A quel punto noi possiamo andare, guardate, sì, vai. Potete salire sulla punta della piramide. Guardate cosa c'è scritto. Io sono centrata con il tutto, con il mio diamante. Vediamo con le carte del sole e della luna. Con le carte del Sole e della Luna, chi c'è? Il mio amato Plutone, ovviamente. Io vado a braccetto con Plutone, come dice mia figlia. Plutone ha paura di te, che paura hai di Plutone? Perché Plutone ti teme. Guardate, l'archetipo della Terra è Plutone. Plutone cos'è? La grande trasformazione, quella trasformazione profonda dell'anima, quella trasformazione che arriva e che non lascia niente di come era prima. Quindi io cammino con voi, mi dice il serpente, cammino con voi, cammina con me, abbi fiducia, ti farò vedere, quindi trasformate quel corpo, liberatelo da tutte quelle emozioni, ritornate veramente a essere in quel flusso e in quella liberazione, una liberazione al vostro corpo, scegliendo veramente che cosa, la vita. Oggi una surprise. Perché oggi ho deciso che faremo una cosa. Ciao Ahmed, ciao Lauretta. Ciao. Che voglio leggervi anch'io a modo mio, perché sapete che io mio modo, vorrei leggervi il meraviglioso poema che di solito Donato ci legge alla fine. Quindi io lo leggerò all'inizio della mia parte e Donato alla fine ce lo leggerà con la sua energia, quindi così avrete due energie diverse e vedrete che cosa vi arriva, ok? Quindi di nuovo vi chiedo di fare un grande respiro con me, perché questi poemi sono veramente meravigliosi. Io sono l'iniziato del serpente di saggezza, codificato dal serpente rosso. 5 è il mio numero, perché la quinta forza è il mio potere segreto. Io sono il custode delle caverne nascoste e dei templi della terra, i mondi perduti e le rapte radici del passato. Ai ai, sei andata via, tesoro. Non so se è un problema mio. Datemi conferma, per favore, se. Cinzia? Dove siete arrivati? Non siete arrivati?
Sono poco dopo. partita ed è, sono andata via col serpente. Ricomincio. Allora, Dai, io dai. sono l'iniziato del serpente di saggezza, codificato dal serpente rosso. 5 è il mio numero, perché la quinta forza è il mio potere segreto. Io sono il custode delle caverne nascoste e dei templi della terra. I mondi perduti e le rasse radici del passato sono sottomesse al mio essere. Il mio corpo è l'eremitaggio che detiene la conoscenza del lato nascosto delle cose. Io sono il serpente della luce astrale, la forza vitale della Kundalini, la sorgente di luce e della vibrazione stessa. Generatrice del circuito elettrico rosso, il mistero dell'elettricità. È avvolto nel mio essere. Sulla mia fronte indosso il segno del serpente che crea i cicli della vita universale, l'albero del tempo che rotea in entrambi i modi è il segno della mia saggezza. Per conoscere me, devi cessare di essere chi pensavi tu fossi. Meraviglia. Grazie. Grazie. Sapete che io vi adoro e vi amo, quindi buona onda del serpente, amatevi veramente, ragazzi. Scegliete la vita, ripetetevi, io scelgo la vita. Io scelgo la vita e scelgo questo corpo e lo amo profondamente. E decido tutte le mie emozioni se le accetto. Grazie. Lascio la parola al mio Moon Child per tutte le cose tecniche di quali io non voglio nemmeno entrare, perché io mi affido e oggi, come sapete, come avete visto, è arrivato il serpente e il serpente vi parlava direttamente tramite me, quindi onoro questo serpente, grazie veramente di tutto questo. Vi bacio alla prossima onda. Vai Donato! Grazie tesoro, grazie, meravigliosa. Allora, dunque, ora entriamo appunto a descrivere più da vicino, appunto, infatti un po' nel dettaglio di questi archetipi che attraverseremo e andremo a incontrare durante questa onda bella potente, perché ovviamente essendo in pratica che ci stiamo avvicinando sempre di più al centro dello Tolkien. Quindi attraverseremo, diciamo, questa è la colonna numero 9, che comunque descrive già un potenziamento, un irradiamento di forza molto forte, come il nono tono, diciamo, vibra. E in più, appunto, entriamo in queste colonne portanti che sono, diciamo, di protezione, chiamiamo così, si chiamano colonne mistiche. E quindi entriamo in questa. Scusate, la nona era l'onda, non la colonna è la numero 6, perché dopo la centrale è la 7, l'onda è la numero 9, quindi ok. Invece sesta è la colonna che parla appunto di portare ordine, di porre un andamento e un'organizzazione al percorso. E queste due colonne, che sono praticamente queste qui vedete. Qua c'è il centro, che è la settima, la centrale, e intorno, vedete qua, ci sono le due onde, una è quella del seme e l'altra è quella del serpente. Dunque, anche a me comunica molto questa onda, perché io ho questo segno come, diciamo, questo glifo come forza guida e anche energia dello psicrono. E in più io provengo proprio geneticamente da questa onda, perché mio padre è nato sopra questa onda, quindi volevo dargli questa così informazione personale, però per farvi capire quanto forte e quanto io la onori, insomma. Appunto, quindi ci addentriamo dentro questa serie di portali, che saranno 10 in tutto,
e a partire esattamente dal giorno 2, quindi da domani, e in uscita ovviamente dall'Aquila, che, vabbè, che è proprio ovviamente sia diciamo, la sfida, quindi l'opposto del glifo del serpente, ed anche quindi nel tono spettrale, che è quindi quello di sfida, ma anche di rafforzamento del serpente stesso. Parlando un attimo appunto del tipo di glifo e di quello che porta, dobbiamo un attimo pensare, ricordare che nelle antiche culture, diciamo, di svariati popoli, ecco, non solo quelli amerindiani, ed è portatore di antica sapienza e rappresenta l'iniziazione, quindi la guarigione e tutto ciò che concerne la trasformazione proprio profonda del nostro essere per innalzarsi, ovviamente, poi quella è l'aquila, e evolvere, quindi trasformarsi, che è il termine della onda, la terra rossa rappresenta, che è proprio l'evoluzione e il cambio proprio nella sincronicità e nel naturale, diciamo, corso del conto del tempo. Appunto, quindi le parole chiave, possiamo dire, sono la forza vitale, appunto, sono l'istinto primordiale, che dovremmo molto ascoltare in questo momento, in questo periodo, e anche la sopravvivenza, perché comunque, appunto, essendo di fronte a una serie di prove molto forti, dobbiamo cercare di essere il più possibile resilienti, ecco, comunque trasformare il dolore e queste prove in qualcosa di elevato, qualcosa che ci faccia innalzare a noi stessi. Ecco. Pianeta reggente del serpente è Maldek, che rappresenta, non a caso, il tabù sessuale, cioè era il pianeta in pratica distrutto nelle guerre cosmiche del tempo, e che tuttora diciamo orbita intorno alla Terra come cintura degli asteroidi, quella di Van Allen. Questo pianeta era molto importante nella storia cosmica, perché era proprio chiamato il giardino dell'Eden, quindi il giardino del piacere e dei piaceri. Quindi, dall'entrata di questo raggio dissonante è stato ovviamente reso tutto questo, tutto il piacere, la libertà, appunto, non solo di tipo sessuale, ma anche di scelta e anche di seguire, diciamo, i propri desideri e di concretizzarli, è stato reso tabù, e quindi, vabbè, poi le religioni non ne parliamo, eccetera, eccetera. Cos'altro dire? Sì, volevo dire che insieme al viandante dei cieli, quindi dove ho incontrato serpente, però cosmico, anche lì, qui come lì, viene comunque ricordato e rievocato il grandissimo profeta Quetzalcoatl, che appunto ha percorso un'iniziazione molto forte, molto sofferente, se vogliamo, e proprio di rinuncia e di sacrifica verso se stesso e verso comunque tutte le persone che amava, un po' come simile Gesù Cristo praticamente, per portare poi l'elevazione se stesso e portarla ad innalzarsi, appunto, dalle ceneri finali di purificazione, che è stato proprio il suo più grande e finale iniziazione, quello di trasformarsi, elevarsi, e quindi sentire e aprire appunto il sentire di tutti i nostri sensi corporei, senza nessun limite, all'estremo della nostra resistenza fisica. Questo ci chiede e comunque rappresenta questa onda. Racchiude ovviamente anche il segreto e l'alchimia della vita stessa, perché ovviamente
come la Kundalini appunto sale e comunque anche produce, quindi il nettare comunque che si chiama appunto insomma, che sono gli spermatozoi per l'essere umano e può creare anche appunto il veleno che è e diventa una medicina, diventa un antidoto è usato ovviamente con la giusta cautela, la giusta intelligenza e dà questo appunto questo potere, questo rinnovamento cellulare che è appunto poi si trasforma appunto in resilienza, appunto tutto questo sentire molto forte e poi per, ovviamente sacrificare, perdere la pelle, la vecchia pelle per conquistare una più alta forma, una differente forma. Quindi ha questa propensione verso appunto il rinnovamento, anche proprio il ringiovanimento, perché anche nei sieri proprio di bellezza e anche antietà viene usato il veleno di serpente, insomma, di vipera. Quindi il tutto appunto per lasciare andare, come diceva già prima Cinzia, Shams, lasciare andare, quindi sottoporsi a queste grandi prove fisiche per poi appunto dopo sopravvivere e sopravvivere a se stessi e progredire, perché per trasformarsi dobbiamo assolutamente sacrificare il vecchio, lasciare tutto quello che sentiamo non essere più nostro. Ovviamente per alleggerirsi poi come appunto insegna l'Aquila che è l'evoluzione del serpente, anche nella specie animale, il volatile è assolutamente un rettile evoluto che poi ha messo le piume, le ali e riesce a innalzarsi, a librarsi, quindi a innalzare se stesso e a vedersi oltre quel dolore, oltre diciamo i piani terreni, oltre il radicamento e quindi attivare questa Kundalini che sia appunto sale, ma poi riscende e crea questo continuum appunto di rigenerazione e di rilascio, rigenerazione e rilascio. Appunto per fare questo nel glifo appunto oggi, quello che attraiamo, scusate, la mia tosse non è terminata del tutto, e riceve l'aiuto e il sostegno diretto dal suo alleato che è il mago bianco, e il mago bianco che diciamo è governato insieme al serpente da Maldek, quindi stesso pianeta perduto, e quindi il potere della temporalità, il potere del creare il proprio tempo come arte. Entrare nella frequenza appunto naturale del 1320 e rendere proprio di propria gestione, diciamo, il portare giù questa grandissima immaginazione che canalizza il mago, che come incanto appunto riceve e appunto fa propria e rende appunto consono al proprio percorso, guidato ovviamente solo da se stesso. Sfidato e rafforzato dall'Aquila, come dicevamo già, appunto, quindi l'innalzare la propria visione e la propria prospettiva, stando però nel cuore, cioè quindi stando radicati, riuscendo a comunque respirare, portare dentro di sé questi regni possibili che sono più ampi, che sono al di là del giardino conosciuto e che troviamo però dal profondo, quindi entrando prima dentro di noi e poi trovando un'espansione appunto esterna e creando appunto questi orizzonti che non sono mai stati contemplati e quindi esplorati e attraverso appunto la mente alta, planetaria dell'Aquila. Ci aiuta e viene aiutata la serpente e appunto per poi portarla in creazione. Infine poi c'è l'aiuto occulto che è quello nascosto che è rappresentato dal guerriero, il warrior giallo cosmico.
Quindi trascendere le proprie paure, usare l'intelligenza e il coraggio per poter esplorare e oltrepassare quei limiti di noi stessi, che noi stessi ci siamo imposti, che la società, le istituzioni, la religione, la nostra famiglia, il nostro compagno, insomma, tutto quello che ci ha costretti a vivere e sopravvivere come desideravano loro, invece con l'onore e la fierezza del guerriero qui dobbiamo, che sono proprio del guerriero, dobbiamo far riuscire allo scoperto e quindi prepararci internamente e occultamente proprio a questo. Dopo passiamo domani nel glifo numero 2, che è la lacciatura dei mondi bianco lunare, quindi il tono di sfida, il lunare. E qui, anche qui ci racconta la lacciatore che dobbiamo protrarci e innalzarci per iniziare a creare questo passaggio, questo ponte, come diciamo, veicolo fra questa, diciamo, questa dimensione e eventualmente altre, più altre che non conosciamo. Quindi incanalare una quantità di informazioni, che è il campo informato appunto della morte, ci vuole trasmettere per proseguire e farci l'alleata, quindi non cadere nella paura della fine e di quello che potrebbe essere appunto al di là di questo ponte, quindi alleggerirci, creare questo passaggio più morbido che dobbiamo appunto dobbiamo intraprendere, questo passaggio, questo profondo cambiamento che dobbiamo appunto percorrere da dentro e quindi affrontare questi limiti di questa paura, di questa morte che è alla base di tutte le nostre paure del non riuscire a sopravvivere, ecco, fondamentalmente. Poi abbiamo il grifo numero 3, giorno 3, la mano elettrica blu. E nella mano elettrica abbiamo la possibilità di attivare il servizio per una guarigione, per un progetto creativo che sia appunto salubre e anche intellettivamente riattivante, perché noi appunto possiamo trovare i giusti tasselli e rimetterli, riposizionare al loro posto e ricostituendo appunto il disegno originario, così come così per poi appunto venire a una visione globale di ciò che è più lucida, diciamo, che è ciò che dobbiamo affrontare per correzione e un sano intervento, diciamo, con questa mano che sia tangibile per dare appunto un tocco proprio certosino all'opera che vogliamo ottenere e al progetto a cui vogliamo arrivare. E, poi abbiamo nel giorno 4 la stella autoesistente gialla e qui dobbiamo semplicemente far fluire i nostri desideri, dobbiamo far emergere tutto ciò che abbiamo tenuto nascosto e di cui anche ci siamo vergognati, dobbiamo far brillare tutto questo alla luce, con la bellezza, con la fierezza, proprio andando completamente con il coraggio e proprio sfidando tutte le nostre insicurezze, e dobbiamo esporci e dobbiamo credere che questi desideri e questo sentire siano assolutamente realizzabili e si possa assolutamente iniziare a creare una forma per veicolarli e lasciarli appunto librare, lasciarli respirare, farli splendere, quindi oltre ciò che è il canone, diciamo, solito che ci è stato più delle volte imposto per piacere di altri o per quel bello, insomma,
il canone del bello perché è bello, no, è bello perché ci piace, punto. Quindi ciò che ci piace lo dobbiamo assolutamente accettare e onorare e comunque esporlo, soprattutto prima di tutto a noi stessi e poi renderlo creativo, quindi poterlo realizzare. Potrebbe essere appunto qui si può parlare della propria sessualità, si può parlare di fantasie, di visioni, di ciò che vogliamo proprio rendere bello perché per noi è bello e qui possiamo assolutamente avere l'aiuto della stella. Poi abbiamo il giorno 5, che è la luna intonante e rossa, quindi 109. Questa, vabbè, la sfida di un sfida della 239, vabbè, no comment. Comunque abbiamo Sarebbe questo. sempre una tempesta, spiega perché sennò non capiscono. Sapete Sì, che no, lui con la vabbè. tempesta è Io ora posso. terrorizzato dai tuoni perché da bambino l'hanno No, non è spaventato. vero. Assolutamente adoro le tempeste. Proprio mi ci tufferei a capofitto. Questo. Stavo scherzando, tesoro, stavo No, però scherzando. sì, è diciamo l'energia che trasmette è piuttosto sfidante per me, vabbè, perché sono nell'onda di questa luna, appunto, che questa è la luna intonante, è la sfida di una certa specifica, diciamo, tempesta, ma no comment, non entro nei particolari. Qui Passiamo abbiamo, oltre il esatto, abbiamo serpente, la. ti chiedi di lasciare andare, ribruciatagli alle Esatto, corde, ricordati, puliamogli. agnare. Esatto, qui abbiamo appunto la colonna del potere, la prima svolta della colonna del potere, quindi giriamo, l'energia gira e vuole irradiare questa purificazione emotiva che sarà molto molto utile fare perché il troppo sentire che si accumula fa sì che non riusciamo a trovare questi ingredienti, soprattutto in natura, che servono. Sono diciamo, sì, troviamo nella natura e abbiamo proprio dentro in realtà di noi e quindi questa magia alchemica che dobbiamo ritrovare di questa forza vitale, le acque e quindi purificanti di questa luna ci chiedono di nuovo. Tornare a essere puliti, tornare a essere originari quando ci avvolgevano dentro l'utero come appunto quelle acque accoglienti che ci facevano sentire protetti, dobbiamo far tornare diciamo allo stato originario, quindi tornare veramente a sentire in maniera sana e non sofferente, quindi diciamo troppo troppo sensibile, ecco, perché appunto quel diamante che abbiamo dentro cerca e chiede di essere pulito, che è il cuore, e solo così possiamo ritrovare questo nuovo potere e riacquisirlo per progredire e innalzarci, poi evolvere come ci chiede la terra alla fine di questa onda. Poi abbiamo nel glifo 6, che è il cane ritmico bianco 210, sesto giorno, che appunto parlando di cuore, di diamante, proprio attraverso quello il cane ci dà e ci fa ritrovare la compassione incondizionata verso quella parte di noi che deve essere lasciata andare, deve morire a se stessa, deve essere sacrificata. E dobbiamo amare tanto anche quella, l'abbiamo tanto amata, ma dobbiamo liberarci e alleggerirci anche da parte perché senza fare ciò che troviamo questo ordine interiore e questo appunto questo nuovo battito che ci fa credere di più in noi stessi e ci fa dare e ricevere in maniera più sana equilibrata appunto e facendo quindi pace con ciò che è stato e ciò che non abbiamo fatto come dovevamo eccetera eccetera eccetera. Quindi dobbiamo assolutamente perdonare noi stessi e
E quindi andare verso il prossimo con un cuore molto, molto più leggero, molto pulito, senza nessun appesantimento, perché appunto proprio così riusciamo ad amare in maniera più pura e più senza confini, appunto. Poi abbiamo nel giorno 7 che entriamo nel cuore, qui c'è il cuore dell'onda. Che siamo proprio sì, in onda proprio piena di questi portali, ovviamente siamo dentro questa colonna mistica e qui abbiamo esattamente il 7 che è la scimmia risonante blu. Qui io vi devo dire che è stato una bomba perché qua io ho vissuto questa permutazione esattamente 2 anni fa, dove ho conosciuto Shams proprio diciamo. L'avevo già conosciuta in travista a Bologna, però ho intrapreso questo grandissimo viaggio fortissimo, iniziati qui in Egitto, proprio durante diciamo, l'incarnazione di questa scimmia risonante, ed è la 111. Questa è proprio... Scimmia contro serpente. Esatto, quell'anno Infatti lì, il infatti... viaggio scimmia contro serpente. Esatto, infatti, esatto. E tu, se non sbaglio, eri a tua volta. 105, ero il 105, Però con un serpente serpente, maligno. esatto, tu eri proprio lì sopra anche tu, eravamo tutti e due perché chiaramente essendo nati vicino e siamo scorpio, io e tu due siamo sempre più o meno sulla stessa onda, anzi sempre. E quindi qui ci chiede questa scimmia di ascoltare molto fortemente questa vibrazione che arriva dal portale, essendo qui appunto quasi di fianco al centro del blocco stesso. Qui emana e riceviamo quindi un'informazione molto molto forte e cerca di farci comprendere questo aiuto divino, questo aiuto dall'alto che è appunto risonante nella scimmia, ci fa comprendere che nulla è in realtà ciò che ci è sembrato fino adesso, ecco. E nulla diciamo sarà più come prima, ecco. Quindi siamo in un punto di svolta qui dentro. Qui strano dirsi perché comunque c'è come la scimmia comunque ci insegna che tutto è illusione e che comunque nel gioco di questa magia illusoria della scimmia noi in realtà poi scopriamo e capiamo e chi giace sotto, diciamo, quella trama. E solo così, appunto, noi riusciamo poi ad evolverci e quindi mollando la presa e solamente ascoltando i nostri istinti e nel divenire, appunto, riceviamo queste preziose intuizioni che ci portano molto nello stare nel corpo e questa macchina perfetta che comunque riceve e sincronicamente deve comunque trasmutare il messaggio e intuitivo e sostenere tutto questo proprio fisicamente. Poi abbiamo nel 8, 112 l'umano giallo galattico. Qui ovviamente integriamo tutto l'insegnamento della passata onda, quindi tutto quello che a vostro modo, insomma, vi ha fatto tornare a voi stessi in questa onda appena passata e quindi a trovare quella modalità consona nell'amore, appunto, e nella libertà della propria scelta, delle proprie scelte, quindi che non è stato ovviamente facile, è facile tuttora, perché non è che si è risolto tutto lì, però almeno ci è stata una grande opportunità e mettere, diciamo, l'accento su queste tematiche. E quindi non è per nulla facile, ovviamente, ritrovare quelle nostre armi, ritornare in quel nostro potere. E ritornare in questa vera volontà, quindi nostra alta, e quindi di poter sentire profondamente
con la nostra anima è quello di cui abbiamo realmente bisogno. Qui appunto ci viene tutto riportato a noi di nuovo, ma per appunto poi essere pronti in questa evoluzione, in questo innalzamento e questa diciamo, coscienza sempre, che va sempre di più in profondità e quindi cerca poi di innalzarsi. E quindi cerchiamo qui di stare molto nel nostro corpo, di rispettarlo e di sentire fortemente quello che ci arriva. Dopo abbiamo il glifo 113, che era il mio A, che da lassù mi continua sempre a stare vicino e a guidare, che il 113, fra l'altro, è anche la mia firma galattica 1.13, perché drago cosmico 1.13, quindi questo è un glifo molto, molto importante per me e anche molto difficile un po' da comprendere, è una chiave anche che porta proprio all'esplorazione di ciò, esplorazione personale, intima di se stessi, quindi che può molte volte essere disturbante perché bisogna veramente entrare, cercare, fare spazio in questa profonda ricerca senza ego, senza pensare di essere diciamo fatti in un modo e quindi non accogliere queste parti di noi. Invece qui dobbiamo proprio focalizzarci su tutta questa attenzione, questa luce che dobbiamo dare a noi stessi, che dobbiamo portare dentro di noi, perché appunto questo messaggio, questa profezia che porta il cantante dei cieli può trasmetterci. Quindi chiediamoci, ascoltiamo molto in quel giorno e cerchiamo di fare spazio dentro di noi per far entrare appunto ciò che deve arrivare. E anche se è scomodo, se fa male, comunque. Spostarci da dove siamo, da chi crediamo di essere, dobbiamo assolutamente darci la possibilità di guardare una prospettiva più ampia, differente, diciamo, da come pensavamo di essere, da quello che siamo di essere. Poi abbiamo il mago planetario. No, scusatemi, no, ho saltato il solare. Il Kin 112, l'umano giallo galattico. No, Scusatemi. amore, sei arrivato al viandante solare. No, al mago planetario. Solare, sì, mago planetario, avevo detto giusto. Sì, era 114. giusto, era giusto. Sì, mago planetario bianco, esatto. E col mago invece abbiamo appunto la possibilità di rendere effettivo e tangibile in manifestazione la nostra più intima e più alta immaginazione, quindi possiamo far scendere e uscire, uscendo dagli schemi in cui ci siamo imprigionati di restrizione in questo, diciamo, vecchio incantesimo del sogno, quindi del non tempo e quindi del conto del tempo non naturale, possiamo rientrare in questo reame e cercare di agire come maghi noi stessi, quindi immaginare creativamente e agire per realizzare questa nostra vita come arte, come prodotto della nostra arte e come prodotto della nostra vera natura. Quindi questa bacchetta è un po' come veramente il nostro membro, il nostro fallo che vuole inseminare magicamente di bellezza e di vita per dare forma, per creare appunto a proprio modo questa magia che è appunto la vita stessa o il nostro prodotto, l'opera che vogliamo realizzare. Poi dopo abbiamo nel giorno dunque 11, sì, abbiamo l'aquila. Aquila blu spettrale, che è la sfida, diciamo, la seconda sfida grande, che è appunto
l'antitesi, come dire, l'opposto del serpente. Qui l'aquila arriva infatti a dirci che possiamo proiettare, possiamo spettralizzare, quindi lasciare, rilasciare ciò che abbiamo, che accogliamo e che l'aquila ci dà, ci offre, e che appunto è andata a prendere dal suo amico Sole, e possiamo riportarla giù, quindi così in alto, come in alto, così in basso, quindi quantisticamente, quindi parlando, è l'unione della potenza del cielo e della terra, di ciò che è piccolo e di ciò che è grande, quindi qui si trova la fusione e la forma più elevata della coscienza insieme alla sapienza alta dell'aquila e del volatile, ovviamente il rettile, che diventa in evoluzione il volatile, l'uccello, quindi si innalza a se stesso e dalle proprie ceneri, quindi della sacrificare il proprio corpo, il proprio sentire e il proprio istinto, si arriva per sentire e per vedere una visione differente, quindi un altro orizzonte, altri reami che sono parte del creato e che sono comunque raggiungibili in realtà. E quindi impariamo, secondo me, appunto, ci insegna molto l'aquila qui, il non attaccamento, ecco, non attaccamento, quindi per poterci elevare più leggermente in alto. Poi abbiamo il Kin 116, che è il guerriero cristallo giallo, appunto in questa frequenza il guerriero, come già dicevo, che compare nella firma galattica come occulto, lui ci fa presente appunto che ci insegna ovviamente che dobbiamo riuscire a gestire in maniera sana e anche onorando comunque tutto ciò che è e che ci ha diciamo intimorito fino a questo momento e ci ha bloccato, perché la paura ci blocca, sapete che è lontana comunque dall'amore, quindi dal cuore, da quello che sentiamo. Qui il guerriero ci aiuta a riconquistarlo, quindi a ritrovare questo bottino, questo prezioso tesoro che era chiuso fondamentalmente dentro il nostro cuore, e il guerriero lo sa e torna a sapere questa cosa con la sua intelligenza superiore, e riesce quindi a incanalare questo antico istinto e quindi non utilizzando questa auto in maniera egoica, del tipo appunto io ho conquistato questo potere, quindi capito ciò, questo gran onore, queste no, questo nel cristallo ci fa capire che in realtà è un bottino che serve per riuscire ad amare di più e in maniera indiscriminata i nostri compagni e appunto umani. E quindi abbiamo conquistato qualcosa che porta e che dona alla tribù un dono più alto, più elevato, che è appunto quello che comunica il cuore e quello che è il sentire personale di poter appunto andare oltre questa fisicità e questo bottino che potrebbe essere semplicemente una cosa solamente fisica e materiale. E finiamo con il Kin 117, appunto terra cosmica rossa, e dopo questa estenuante comunque serie di portali che sono finiti proprio con l'aquila, no, scusate, no, sono finiti proprio, sì, con l'aquila. E già avevamo portato insomma un po' di respiro già con il guerriero, e adesso qui finiamo e quindi riusciamo ad atterrare in questa terra e in questa, in
in questa nuova in realtà terra che abbiamo ripulito dalle incrostazioni, la vecchia risonanza, diciamo, di questa dissonanza che è stata imposta, e possiamo quindi tornare a svegliare questi motori che iniziano a girare, e quindi l'evoluzione dell'umano iniziatica profonda è cominciata, e possiamo assolutamente far entrare tutti i doni che ritornare a dare, come anticamente la connessione con Urano erano nostri, quindi la telepatia, la lettura sincronica degli eventi, dei numeri e di tutto ciò che sono i simboli e di tutto ciò che appunto ci viene di fronte, e possiamo qui, avendo riattivato questo terzo occhio, questa ghiandola pineale, riusciamo a sentirci più interconnessi l'un l'altro e a portare appunto avanti questa navigazione di questa terra che poi ci protrarrà, diciamo, sempre più vicino al centro, perché poi, vabbè, entreremo poi nello specchio, nella scimmia, che aiuto, sarà proprio un'energia entrante fortissima. Allora, io vi rileggo come Cinzia aveva detto, diciamo, già inizialmente, che volevamo dare, come dire, sottolineare quindi questo poema galattico meraviglioso. E ognuno con la propria vibrazione, la propria frequenza, appunto verbale. Quindi è appunto il serpente iniziato, numero 5, che recita: Io sono il serpente iniziato di saggezza, codificato dal serpente rosso. 5 è il mio numero, perché la quinta forza è il mio potere segreto. Io sono colui che dimora nelle cave e nei templi segreti della terra. I pianeti perduti e le razze radici del passato sono inglobati nel mio essere. Il corpo è l'eredità che contiene la conoscenza del lato nascosto delle cose. Io sono il serpente di luce astrale, la forza vitale della Kundalini, la fonte di luce e la vibrazione stessa generatrice del circuito elettrico rosso. Il mistero dell'elettricità è racchiuso nel mio essere. Sulle mie sopracciglia indosso il segno del serpente che crea i cicli della vita universale. L'albero del tempo, che vortica in due direzioni, è il segno della mia saggezza. Per conoscermi devi cessare di essere chi credi di essere. Perfetto, grazie. Grazie mille per l'attenzione e il calore e l'affetto sempre che ci date, e la pazienza, e spero che appunto possiate andare Grazie con la leggerezza, diciamo, di questa potenza che verrà giù. Stare in ricezione, ma leggeri, mi raccomando. Grazie a te, Shams, e ci vediamo nella prossima onda, che sarà fra 13 giorni. Non ti sentiamo più. Non ti sentiamo più. Non si sente più. a Non si tutti. sente. Ecco. Grazie a te, Munchael, grazie a tutti, grazie di seguirci, grazie veramente tantissimo. Senti? Sì, ora sì, Non mi ora sento sì. più. No, Non mi ora sento sì. più, non mi sento più. Allora, grazie a Ma ci tutti, vediamo. sente? Ora? Mi Buon percorso. senti? Senti? Mi sento. Vabbè, insomma, seguirci e nuotate dentro questa onda, lasciatevi immergere, fate come me, lasciatevi soprattutto possedere dal serpente e alla sua grande forza. Quindi grazie, grazie Alessandra, grazie. Alla prossima onda, grazie Munchael. Ciao, Buonanotte, grazie buona onda. a voi. Grazie, amore, ciao. Ciao. Un bacione, ciao, ciao, ciao. Ciao.